Buongiornissimo ragazzi, e niente, ci risiamo. La seconda volta. È la seconda volta. Ma non importa. Speriamo che stavolta vada meglio. A livello di sintomi, sì, va meglio, sono molto più leggeri rispetto alla prima volta. Niente, premetto che io ho fatto tutte le dosi, dall'ultima sì, è passato parecchio parecchio tempo, quindi ci sta che non fossi più coperto, quindi sì, anzi, poi adesso appunto era il periodo in cui hanno iniziato a togliere le mascherine dappertutto, anche sul posto di lavoro. Quindi ci stava che sarebbe risuccesso un boom o qualcosa del genere. Perché comunque non sembra, ma comunque indossare tutti quanti i DPI limita molto, restringe molto il campo. Invece così proprio aria libera ci sta perché ovvio eravamo un po' stanchi, non ce la facciamo più dopo tutti questi anni, volevamo essere un po' più liberi, ma oddio, non so quanto sia possibile evidentemente. Detto ciò, niente, me ne sono accorto questa mattina perché mi sono svegliato e ero più fiacco del solito. Avevo abbastanza tosse, catarro, naso tappato e un mal di testa strano che prendeva dietro gli occhi, come mi è successo già la prima volta. Quindi, avendo già provato questi sintomi quella volta lì, ho pensato, mi sa che a sto giro non è un'influenza, ma è di nuovo qualcosa di serio. E difatti, come sono tornato a casa, ho fatto subito un tampone, risultato positivo in tempo zero. Detto ciò, oggi pomeriggio andrò appunto in farmacia a fare quello che attesti la positività, anche perché mi servirà come mutua per il lavoro e chiamerò il mio dottore per far partire la mutua. Spero che passi il prima possibile, intanto questo sarà il mio mondo in questa settimana. E niente. Fortunatamente ho dietro l'iPad, cercherò di passare un po' il tempo in una maniera o nell'altra. E niente, oggi facciamo che vloggare tutto quanto il giorno insieme. Per passare un po' il tempo, così almeno poi avrò anche tempo da perdere per ritagliare il video e tutto quanto. Ci vediamo dopo. Ah, intanto da mangiare. Dove l'ho messo? Eccoci qua, un bel tramezzino con il tonno. Perché è tardi, ormai sono quasi le 15. In realtà ero andato a fare la spesa con la mia migliore amica, essendo che convivevo con lei in questa settimana. E niente, qua ho l'acquetta. E niente, il mio pranzetto di oggi è questo. Allora, niente ragazzi, eccoci qua. Stavamo in farmacia, ovviamente a fare il tampone che mi servirà di conferma per la mutua del lavoro, per attestare che io sono realmente. Ho ancora una scheda, non mi metta a fuoco. Che io sono veramente in mutua per Covid, non perché per i cazzi miei. E quindi niente. Tra l'altro ci aspettavo il pacco di Versace, c'era scritto che me lo consegnavano dalle 10:30 alle 14:30, sono le 15:30, ancora non mi è arrivato un cazzo, quindi io sono doppiamente incazzato. Ma vabbè. E niente ragazzi, eccoci qua a casa, adesso sto facendo merendina, ovviamente anche il test in farmacia in farmacia è stato positivo. Qua c'ho il foglio, sto provando a contattare il medico per farmi partire la moto, ma ovviamente ancora non riesco a sentirlo. E niente, adesso sono qua che mi guardo un po' Netflix mentre faccio una merendina. E niente, che dire, spero di non mangiare troppo, anche se avrò fame tipo di continuo, già normalmente io mangio un fottio, così credo che mangerò ancora di più, a parte che adesso sono stanchissimo, volevo tipo un po' dormire, però sono le 16:32, ho detto forse no, non lo so. Volevo, mi stavo guardando una puntata di The Good Doctor, essendo che un fan sfegatato di Grey's Anatomy sono e ho già finito tutta la 18ª stagione, l'avevo anche già ricominciato da capo e so che ogni tanto escono delle puntate della 18ª, però attualmente ancora non ce ne sono, ho deciso di incominciare The Good Doctor.
Carino, sì, per carità divina, carino, però completamente diverso. Cioè, mentre Grey's Anatomy ti mette di fronte la realtà dei fatti, cioè le cose che realmente, non che qua succedono delle cose che non possono succedere, per carità, però ti mette veramente davanti a quello che è la vita, come viene affrontato quel problema, sia chirurgicamente parlando, ma anche proprio nella vita al di fuori, quindi che sia un lutto, un attacco omofobo, un attacco razzista, tutte queste cose così vengono un sacco trattate su Grey's Anatomy, mentre qua, boh, sì, c'è solo questo chirurgo che ha appunto questo problema e niente, però è molto base, non fanno neanche vedere tanto gli interventi come su Grey's Anatomy, mentre su Grey's Anatomy cioè vedi proprio l'interno di una persona praticamente. E vabbè, io adesso faccio la mia merendina con le stelline e niente, ci sentiamo più tardi, vi aggiorno, vi farò sapere se il mio dottore è ancora vivo o meno. E niente, in tutto ciò ancora non mi è stato consegnato il pacco e non mi è nemmeno arrivata una mail dicendomi ci scusiamo per il disagio, il suo pacco verrà consegnato lunedì o cazzate varie, niente di niente. Quindi va bene, vabbè. Beh ragazzi, che dire, devo dire che mi sono appena fatto una pennichella, quindi mi sento un po' meglio, anche se no, non mi sento meglio. E niente, non è arrivato nessun pacco, nessuna mail. Spero mi arrivi, boh, lunedì a questo punto. Giusto per provarlo, vedere che la taglia sia giusta. Poi, chiaro, non potrò usarlo per uscire ancora per un po'. Però, niente, che dire. In questi giorni magari cercherò di fare qualche video in più per postarvi un po' di più, essere un po' più presente. E niente, tra l'altro volevo portarvi un argomento aggiornato, che era quello riferito ai piercing fatti con ago o con pistola. Aggiornato perché? Perché sì, feci già un argomento così nel mio canale, ma ancora non ero piercer e se ne parlava ancora poco. Adesso con la scusa che c'è TikTok, su TikTok parlano un sacco di piercing con la pistola o fatti così, quindi mi sento in dovere di difendere il paese come un vero soldato. E niente, fa caldissimo. Niente, ci sentiamo dopo. Tra l'altro adesso vado a rimettermi i dilatatori perché sto ricominciando di nuovo con le dilatazioni. Li avevo tolti per dormire questa notte, non li ho più messi. Niente, mi vado a mettere i dilatatori e vi faccio vedere che carini che sono la misura che adesso, che sono quelli da 8. Ecco qua, scusate se sento rumori, non possono, ma c'è il ventilatore là sopra. Comunque questi sono i dilatatori, bellissimi. E a sto giro solo dilatazioni con il burretto dell'Accademia, bellissimo. Che questo è un burretto magnifico che io utilizzo sia per la cura del tatuaggio, ma anche proprio per le dilatazioni dei lobi. A parte che è così morbido, così, così profumata. E poi dentro ha un sacco di cose buonissime, che appunto tipo l'olio di jojoba, o comunque un sacco di vitamine, quindi fa un sacco bene. Massaggio un pochettino, così aiuta anche un po' la dilatazione e tutto quanto. Poi, non sapendo dove pulire, mi pulisco addosso, ovviamente. Comunque, mi ero davvero dimenticato quanto fosse figo registrare con questa macchinetta, solo che davvero, con il lavoro e tutte queste cose, mi veniva difficile registrare, fare contenuti per voi. Poi, vedendo che comunque il mio canale YouTube, cioè voglio dire, non è seguito da 250.000 persone, quindi diciamo che non vengo ripagato abbastanza. È chiaro che l'ho dovuto anche un po' tralasciare. Questo entra con un po' più di difficoltà. Ok,
Ok. Piccolo zoom dalla regia. Eccoli qua, guardate che belli. A me piacciono un sacco. E niente, facciamo che per il momento io vi saluto. Vi mando un grossissimo bacione. Che bello quando fa così, modifica tutto il ISO e accende un po' di più. Vi saluto, così abbiamo trovato qualche minutino di video. E niente, ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Intanto se volete seguirmi su Instagram o su TikTok, mi chiamo TMMSFN su entrambi. E niente, un bacione. Ciao!